Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Serata Biancorossa. Siamo nella vigilia o all'inizio di una settimana importante. È vero che si è giocato ieri e si è giocata la terza di campionato, però già molte attenzioni sono proiettate a domenica prossima e alla quarta di campionato, che mette di fronte due formazioni in questo momento. Una è lanciatissima e in testa alla classifica, l'altra viene considerata un po' da tutti la corazzata del campionato. Stiamo chiaramente parlando del derby del Delconero, Ancona-Civitanovese. Ne parleremo con i nostri ospiti, perché sarà già una sorta di derby chiaramente molto molto amichevole nei nostri studi, però è doveroso partire da quello che è successo ieri. E allora cominciamo come sempre con la nostra copertina, poi scopriamo chi saranno i nostri compagni in questa consueta serata. Prima però la copertina, come detto, vediamo. Un pareggio non accontenta mai, è la dolce condanna di chi deve vincere il campionato dell'Ancona e di Cornacchini, che a Città Sant'Angelo ha strappato soltanto un pareggio all'Angolana. Lo 0-0 ha provocato qualche smorfia sul viso di alcuni dirigenti. Dopo due vittorie iniziali ci si aspettava anche quel tris che nella storia biancorossa mancava da ben 52 anni. Niente filotto, ma subito qualche critica al modulo schierato dal mister, un 4-2-3-1 a trazione anteriore che avrebbe ingolfato piuttosto che potenziato l'attacco, nel quale Bondi, Sivilla, Degano, Tavares hanno dimenticato il guizzo giusto, vivendo piuttosto una domenica grigia come il cielo del Petruzzi. Critica la mancanza di cattiveria sotto porta, che ha impedito di tramutare in tre punti la superiorità del secondo tempo, dopo una prima frazione in sofferenza. Siccome l'Ancona viene unanimemente considerata la corazzata da battere, è inevitabile che il pari con l'Angolana faccia discutere e faccia anche nascere riflessioni sul potenziale comunque immenso della squadra biancorossa e sul lavoro di mister Cornacchini. Nulla che abbia a che vedere col clamoroso esonero di Trilini e Termoli dopo un 3-0 casalingo. Però quando le aspettative sono enormi, passi falsi quasi mai vengono contemplati. Nella stagione precedente gare come quelle di ieri si sarebbero anche perse. E invece è finita 0-0. Biso e compagni hanno chiuso l'attacco e in netto miglioramento sotto il piano fisico. Il DS Marcaccio aveva già detto che la vera Ancona si sarebbe vista da ottobre in poi. Manca poco, due match. E che match! Domenica al Conero, il derby con la lanciatissima Civitanovese di Iaconi e Pazzi. Tra 15 giorni la trasferta sul campo dell'altra attuale capolista, l'Olimpia Agnonese. Tutta la verità biancorossa in 180 minuti. Un ottimo modo per zittire le male lingue che hanno pensato, male, di poter vincere tutte le partite di questo campionato. Ma in fondo questa è la dolce condanna dell'Ancona e di Cornacchini. Questa è la nostra copertina, come sempre al mio fianco in conduzione, la bellissima Ela Ziti. Ciao Ela, buonasera, ciao, ben ritrovata. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Andiamo allora a presentare i nostri ospiti. Allora, presentiamo Osvaldo Iacconi, allenatore della Civitanovese, buonasera. Buonasera. Pierangelo Tarantino, difensore Civitanovese, buonasera. Buonasera. Aurelio Barilaro, difensore dell'Ancona, buonasera. Buonasera. Il nostro Benedetto Verdenelli. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera ai nostri ospiti, come sempre la, poi, esatto, la possibilità di partecipare anche per chi ci sta seguendo. Sì, se avete dei commenti, domande, inviare un sms al numero 333-125-9844 oppure un messaggio su Facebook Serata Biancorossa o Twitter hashtag SBiancorossa. Questi i nostri contatti, allora abbiamo visto la copertina che è incentrata sul pareggio di ieri dell'Ancona sul campo dell'Angolana, un pareggio insomma che sicuramente ha lasciato un po' d'amaro in bocca a tutti quei tifosi dell'Ancona che si aspettavano una vittoria contro un avversario sulla carta chiaramente meno forte dei dorici. È vero però che ieri si è capito anche che tipo di campionato è davvero questo di Serie D, un campionato nel quale ogni squadra non regalerà mai niente, dovunque si dovrà soffrire. Il primo titolo è anche il primo argomento di discussione di questa serata, perché da un certo punto di vista è un pari che fa discutere e vedremo perché. Domanda per Barilaro, che cosa cercare di salvare di questa partita? Il punto, la prestazione, entrambe le cose? C'è un po' di rammarico anche per non aver vinto comunque una gara che nel secondo tempo sembrava alla portata, perché avete giocato sicuramente meglio. Il punto non si butta via perché abbiamo giocato contro una squadra che si deve salvare quest'anno, quindi la partita non è stata semplice, è un campo stretto, si sono chiusi già dopo subito 20 minuti nella loro metà campo e quindi non trovavamo più gli spazi per attaccare. Le occasioni ci sono state, come ben sai, e quindi dobbiamo essere più incisivi sotto porta, ecco.
Il secondo titolo invece ci riporta le parole di Cornacchini in sala stampa, un mister che ha spiegato sia la scelta tattica di un Ancona a trazione anteriore, ma in parte è quello che ci ha appena detto anche il nostro ospite, e cioè bisogna essere più incisivi sotto porta. Nel secondo tempo avete creato molto, infatti, no? Sì. Nel primo tempo invece che cosa è successo? Cioè, perché i primi 20-25 minuti, forse anche la prima mezz'ora, non si è vista la stessa Ancona delle ultime uscite? Boh, forse perché il mister aveva cambiato modulo, però solo i primi 20 minuti siamo andati in difficoltà, poi siamo usciti fuori tranquillamente, creando il gioco, e le occasioni ci sono state pure nel primo tempo con Tavares. Sì, poi le vedremo tutte, insomma, è stata una partita, anche se vogliamo, strana. In fondo avete subito sempre molto molto poco, sì, a parte in questi 20 minuti iniziali. Il terzo titolo invece, perché un'altra partita, forse la partita più importante di questa terza di campionato, era il derby del Polisportivo, un remake della gara di Coppa Italia, mister, però è andato in modo completamente diverso. In Coppa ha vinto la squadra di Di Fabio ai calci di rigore, ieri invece è stato un 3-1 per voi convincente, ma anche importante, vi consente di essere in testa alla classifica. Sì, beh, diciamo che prendiamo tutto quanto, però siamo agli inizi, quindi tre partite non possono giudicare sia l'Ancona, se mi permettete, e sia la Civitanovese, quindi c'è da aspettare ancora qualche partita, almeno altre tre o quattro. Giustamente il segretario Marcaccio diceva che ci vuole tempo, e in effetti è così, in effetti è così. Le squadre dopo quel periodo cominciano forse ad esprimere i propri frutti. Adesso è un pochino presto, quindi, e molte volte, seguendo adesso, ho visto qualche immagine, l'Ancona poteva anche segnare su quel tiro che aveva fatto. Molte volte basta un tiro e la palla va dentro, e alle volte ne fai 5 o 6 e questa palla chissà perché non vuole entrare, quindi io non mi allarmerei tanto e troppo sotto questo aspetto, sia da parte Civitanovese, perché non dobbiamo fare dei sogni che in questo momento non è il caso di fare, e in questo caso, visto che siamo in tema di prossimo derby, anche di preoccuparci tanto dell'Ancona, perché poi, come si dice sempre, il puro sangue esce alla lunga. Allora, un altro titolo, e qui entriamo di fatto in quello che sarà la prossima sfida, no? Domenica, un derby che noi abbiamo messo da primo posto, perché voi ci siete già primi, l'Ancona vi insegue, anche se a un punto di penalizzazione, sarà comunque un derby, insomma, abbastanza sentito, no? Forse molto. Sì, anche. Come ha detto bene il mister, siamo all'inizio, quindi è ancora un po' presto per fare dei calcoli o giudizi affrettati. Comunque, certamente sarà una di quelle partite belle da giocare, perché è uno stadio importante contro una squadra, penso, attrezzata per vincere, sulla carta la più forte del girone. Quindi sono delle partite belle da giocare e vedremo di far bene. L'ultimo titolo è un qualche cosa forse di più unico che raro. Sicuramente ha del clamoroso il fatto che il Termoli oggi abbia esonerato Sauro Trillini, non tanto per la scelta, perché i mister sanno che è un finale che può esserci in un rapporto, ma soprattutto perché siamo soltanto alla terza di campionato e perché il Termoli ieri aveva conquistato la prima vittoria vincendo per 3-0 in casa, tra l'altro contro un avversario abbastanza quotato come il Giulianova. Segno che non c'erano, o meglio, segno che non hanno contato tanto i risultati del campo, piuttosto dei rapporti che si erano venuti a creare fra società e tecnico. Anche quando era stato ospite qui nei nostri studi aveva fatto capire, insomma, che le ambizioni ed i programmi erano cambiati nel corso di questa estate, dopo che Trillini era stato ufficializzato a giugno. Sì, è una decisione che lascia un po' sbigottiti, quella l'esonero di Sauro Trillini, che stimo come uomo e come mister. Dopo 4 punti in 3 gare, un risultato, quello di ieri, anche rotondo, e la sconfitta al Del Conero che ci poteva tranquillamente stare.
come dicevi te, sono fattori extracampo quelli che hanno inciso terribilmente. Ci aveva raccontato di una difficoltà nel precampionato con i campi di allenamenti e poi con giocatori che avevano dato forfè all'ultimo, come lo stesso Borrelli che poteva arrivare proprio al Termoli, o anche altri giocatori di peso che hanno preferito il campo basso. Fatto sta che si è trovato, Cianni che è andato alla Recanatese, si è trovato una squadra magari diversa rispetto a quella che potevano essere le aspettative. Forse qualche frizione col direttore sportivo De Filippis ha inciso in maniera fatale su questo esonero. Sicuramente è rimasto un po' sorpreso, soprattutto il mister di questa scelta, che non si aspettava assolutamente. Tra l'altro il Termoli è stata l'unica squadra di questo girone F a partecipare anche alla Coppa Italia Team, uscendo contro il Pisa. Insomma, questo tanto per confermare che poi a volte la vita dell'allenatore non è soltanto quella di campo, no mister, ma è soprattutto fatta di rapporti anche con chi ti ha scelto e con chi comunque ha riposto fiducia. E quando si fanno queste scelte vuol dire che evidentemente manca il contorno, no? Sì, la cosa più difficile secondo me oggi rispetto a prima, io ho qualche capello bianco, quindi ho attraversato un calcio diverso da quello che si vive oggi. Forse c'era anche un po' più di pazienza una volta, adesso si vuole tutto e subito, e per un allenatore è molto più difficile corroborare il contorno che non quello sul campo. Quello sul campo forse è la parte minore, la cosa meno difficile. Si ha a che fare con i giocatori, anche loro preparati mentalmente in un certo modo. Il contorno, specialmente dove vai, forse puoi anche non essere ben accetto, e quindi di conseguenza problematiche, diciamo, che all'esterno sono molto più gravi che non all'interno. Allora, abbiamo fatto una chiacchierata iniziale tanto per capire di che cosa andremo a parlare, però Ela, andiamo a leggere anche tutti i risultati di questa terza di campionato. Esatto, terza giornata, girone F, serie D. Celano Recanatese 2-0, Civitanovese Maceratese 3-1, Fano Sulmona 2-2, Fermana Isernia 3-0, Matelica Iesina 1-1, Olimpia Agnonese Boiano 3-0, Renato Curi Angolana Ancona 0-0, Termoli Giulianova 3-0, Vispesaro Amiternina 1-0. E la classifica: Civitanovese Olimpia Agnonese 7 punti, Ancona Vispesaro 6 punti, Fermana Sulmona 5 punti, Termalo, Celano, Boiano, Recanatese, Giulianova 4 punti, Maceratese e Amiternina 2 punti, insieme anche a Fano, Renata Curi Angolana, Matelica, Iesina, Isernia 0 punti. Allora, un primo commento possiamo farlo in questo senso: non ci fosse stato almeno uno, voi sareste in testa alla classifica. Cioè anche l'Ancona sarebbe in testa alla classifica nonostante il pari di ieri. Sì, ancora cioè, è difficile dire, parlare della classifica alla terza giornata, dobbiamo aspettare verso ottobre, come ha detto pure il direttore Marcaccio, per parlare di classifica. Questo tanto comunque per far capire anche a chi magari già dopo questo primo pari ha storto un pochettino la bocca perché non si è vinto, che tutto sommato siamo soltanto all'inizio. Sì. E che ci si era presi questo mese di settembre per arrivare al top, no? In fondo sì, state sì, migliorando di gara in gara. No, dobbiamo stare tranquilli, è stato, cioè, l'ho detto prima, un punto con l'Angolano non va buttato via secondo me. Per quello che conta invece la classifica di oggi, non da dimenticare, questo Olimpia Agnonese ogni anno forse la si sottovaluta sempre, però in realtà è una squadra che in casa ha fatto sempre, sempre molto bene, fra l'altro ha vinto per 3-0 contro il Boiano, che domenica scorsa aveva imposto lo 0-0 alla Civitanovese. Anche qui può essere una di quelle sorprese che spesso in questo girone F escono, no Benedetto? Sì, nel calcio vincere non è mai semplice, e mister Iaconi, che di campionati ne ha 29, ne sa qualcosa nonostante i suoi numerosi successi. L'Agnonese è un impianto di gioco collaudato, non ha il suo bomber che è Sivilla, e a differenza della Maceratese che ha perso Melchiorri e non riesce più a trovare un'idea di gioco, invece la formazione proprio dell'Agnonese continua a esprimere un ottimo calcio con risultati sorprendenti, giocando a viso aperto. È sicuramente un esempio da prendere per molte altre squadre con budget molto più importanti. Allora, adesso vediamo le immagini dello 0-0 di ieri fra Angolana e Ancona e poi le commentiamo in studio.
vuole la terza vittoria di fila per un inizio di campionato che potrebbe già valere una prima fuga, ma soprattutto una terza vittoria di fila, cosa che non si verifica da addirittura 52 anni. La vuole Lancone, se la viene a prendere allo stadio comunale Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo contro la ripescata Renato Curi Angolana. Formazione di casa in casacca nero-azzurra, la panchina dell'Ancona: Niosi, Cilloni, Capparuccia, Gelonese, Pizzi, Perrucca, D'Alessandro, Cazzola e Morbidelli. Arbitro del match il signor Nicola Sprezzola di Mestre, assistito, attenzione a questo brutto pallone perso in area, il sinistro sul fondo con Vespa che è andato vicinissimo al vantaggio. Lorenzo Angelozzi al limite, parte il cross di testa, Bongermino, Sivilla all'indietro, ancora per Paoli, Sivilla largo a sinistra, cerca lo spazio per il cross, lo effettua Di Camillo di testa al volo, Bondi, Tavares, non c'è fuori gioco Tavares e poi la risposta di Fabio Angelozzi sull'acrobazia di Tavares in area, Degano, palla che sfiora il palo, attacca Cancelli sulla sinistra, va al cross in area, Paoli di testa mette fuori, arriva Forlano, controlla di petto, Forlano di sinistro, recupera comunque Degano, Bondi col mancino, calcia in porta sul fondo di poco, Bambozzi va in profondità, Sivilla, Bambozzi va, passa prima da Biso, poi Tavares, ma arriva anche il fischio dell'arbitro, squadra a riposo 0-0 con l'Angolana che ha giocato davvero una buonissima prima frazione di gioco. Biso fa salire Barilaro, trucco di ritorno per il capitano, testa alta, sceglie Bambozzi, poi Bondi, pallone largo per Barilaro, prova il fondo Barilaro, riesce a crossare in area di testa Bondi, Di Dio, brutto controllo ma accelera Di Dio tagliando il campo, serve Bondi, vediamo se riesce ad accelerare, a tre avversari, Bondi vince il contrasto, adesso c'è Forlano, riesce ad andare sul fondo, Bondi pallonetto sul secondo palo, Sivilla, acrobazia e palla alta sopra la traversa al 24esimo minuto. Va Bondi, pallone in area, Biso, la girata, Tavares! L'arbitro fischia e allora batte la punizione Angelozzi. Arriva qui il triplice fischio, l'Angolana festeggia come fosse una vittoria. L'Ancona invece si rammarica per aver mancato il terzo successo consecutivo in altrettante gare in questo avvio di stagione, un filotto che non si proponeva in casa biancorossa da 52 anni. Ora, vedendo queste immagini e insomma ascoltando un po' quello che è il generale commento di questa partita, che cosa dire? Che manca la punta, che manca chi la butta dentro, poi alla fine l'Ancona ha creato talmente tante palle gol che forse il problema vero è quello di aver mancato un po' di incisività, di concretezza, di cinismo se vogliamo sotto porta. Sì, quello che invece non è mancato a Celano, perché non vedo molta differenza tra le due gare, anzi forse quella di ieri è stata una gara con cui la formazione di Colianacchini ha creato di più e invece ha ottenuto di meno rispetto all'esordio. Se fosse finita 2-0 nessuno avrebbe avuto nulla da dire, viceversa se fosse finita 0-0 a Celano. Certo che è una squadra dove le pressioni sono altissime, lo dimostrano i visi scuri di Marinelli, Schiavoni, Eusebi nel dopo partita, è una squadra che deve vincere sempre per prendere il largo già a dicembre, questo è il pensiero che passa nei vertici del club dorico, ma come dicevo prima con i nomi non si vince, bisogna avere pazienza, bisogna avere un'idea di gioco e sicuramente i risultati arriveranno perché, come diceva il mister, il puro sangue viene alla distanza, viene a lunga la distanza. Che aria c'era ieri nello spogliatoio post gara? Insomma, abbiamo visto nello spogliatoio visi sì rammaricati per non aver vinto, ma consapevoli comunque di avere tutte le carte in regola ancora, no? Perché poi c'è l'ambiente esterno dove magari il non vincere questa gara può far pensare a chissà che cosa, no? No, eravamo tranquillissimi, un po' di rammarico c'era, però tutto a posto. Anche la giusta voglia di rifarsi su. Da domani ci alleniamo di nuovo come sempre. Cerchiamo di fare meglio domenica il derby con la Civitanovese. Le è sembrato, mister, di rivedere un po' la partita sua contro il Boiano? Cioè una partita di quelle in cui la palla non vuole entrare e finisce così? Sì, beh,
da Boiano, il loro portiere ha avuto un ottimo voto in pagella, fra le altre cose, ma chiaramente i portieri sono lì per parare, ci mancherebbe altro. Sto pensando che succedono sempre le solite cose, in una piazza... In una piazza difficile, in una piazza che pretende, in una piazza che le problematiche sono più fuori che dentro. E proprio sono queste che poi alla lunga potrebbero far deragliare il treno. Quindi è più fuori che dentro. Dentro sono sicuro che le cose vanno sicuramente bene. Non è scritto da nessuna parte, almeno io finora, avendo calcato i campi di calcio da tanto tempo, non ho mai trovato niente di scritto che si va in campo e bisogna vincere prima ancora di averla vinta la partita. Non è scritto da nessuna parte, quindi... Però nessuno lo vuole imparare, questo. Si pensa che allestendo un'ottima squadra, spendendo tanti soldi, poi il tutto deve quadrare. E non è così nel calcio, purtroppo. Uno più uno spesso non fa due. E forse, insomma, averlo capito già alla terza per qualcuno può essere importante. Dal punto di vista invece dell'ambiente staff tecnico, cioè quello che ruota attorno alla squadra nella sfera campo, oggi insomma, si è fatta una analisi molto molto serena di questa partita, traendo molti più lati positivi che negativi di questo 0-0. Nei commenti post gara di ieri, insomma, quelli che si sono letti sui giornali, sia del presidente Gilberto Mancini che dell'altro socio Sergio Schiavoni, c'era il rammarico di non aver vinto, il fatto di aver visto una squadra meno precisa di quella che si era visto altre volte. Però insomma, è una domenica da archiviare in fretta come un incidente di percorso, perché poi ecco, bisogna trarre sempre il meglio anche da partite come questa. Ieri, a nostro modo di vedere, è mancato solamente il gol. E questo è la fa seguito un SMS che ci hanno scritto, perché ci chiedono una cosa molto semplice. Forse manca una vera punta da area di rigore? Un vostro parere, grazie. Un caro saluto a Benedetto e a te Andrea da Marco. Oh, la vera punta c'è Tavares, come abbiamo visto che di vere punte ce ne sono anche tante, perché Sivilla è uno che i gol li fa, Degano è uno che i gol li fa. È chiaro che quando non si segna la colpa è degli attaccanti, così come quando si prende gol si fa in maniera molto molto semplice, molto presto a dare la colpa ai difensori. Non è così il calcio, no? No, c'è questo pensiero diffuso, saluto Marco, nei tifosi dorici, che manca una punta di peso come fosse Pazzi, come fosse Bartolini. È vero fino a un certo punto, perché comunque Tavares è una prima punta, in sua assenza ci sono altri giocatori che magari non sono come vorrebbero magari i supporter storici, una punta da una rieta di rigore, un Mastro Nunzio, però si può arrivare comunque al risultato con impianti di gioco diversi, con idee di gioco diverse. Non è detto, certo, il tifoso si innamora della punta, si innamora dell'attaccante, però se non arrivano i risultati come non è arrivato il risultato ieri, non è detto che sia solo questa la motivazione. Oh, per chiudere il discorso iniziale, va detto che anche insomma, nella tifoseria stessa c'è tantissima fiducia e tantissimo entusiasmo ancora, nonostante lo 0-0 di ieri, anche in virtù del fatto che domenica prossima si giocherà una partita, a questo punto, ancora più importante, perché no, sia dall'una che dall'altra parte. Allora io direi, Iela, di fermarci per una pausa, così esatto. Poi andiamo avanti velocemente, anche perché avremo da vedere la vittoria della Civitanovese. Con tutti i commenti arrivano anche SMS di contestazione tra virgolette per l'atteggiamento dei giocatori della Maceratese. Sì, anche perché ora diamo la linea agli sponsor per la pubblicità. Rimanete con noi, a tra poco.